non più ci ritroviamo, secondo me, per ascoltare semplicemente, per sicuramente avremo modo di avere informazioni importanti, ma oggi ci ritroviamo proprio anche per completare un ragionamento, per contribuire a realizzare degli elementi che saranno fondamentali, perché poi chiunque di noi da domani tornerà al proprio posto, al proprio ruolo all'interno delle varie realtà, abbia davvero collaborato a un progetto comune. Sappiamo che sono tempi difficili e dobbiamo saperlo fino in fondo, e deve essere una consapevolezza che ci accompagna, perché sennò rischieremo di perdere un po' il filo di ragionamento. Capiamo, pensiamo di aver capito qual è l'impegno che ognuna di voi come rappresentanti delle regioni ha davanti nel tradurre i piani di prevenzione regionale che avete scritto e dare loro gambe, braccia, renderli vivi. Vogliamo essere al vostro fianco, senza nessuna retorica, per questo vi abbiamo invitato a parlare in questo seminario. Vogliamo ascoltarvi, capire, imparare, ma farci conoscere ancora meglio da voi, perché crediamo che sia un passaggio utile per unire le forze. Sono particolarmente importanti. Uno era quello che è circondato lì, la garanzia dell'intersettorialità, cioè il piano nazionale introduceva un principio fondamentale, diceva che il sistema sanitario da solo non può affrontare le sfide di salute che si trova davanti in questo momento nel nostro paese, che è collocato in Europa. L'idea di fondo e il modello e tutti i documenti che abbiamo, la barriera che abbiamo costruito, eccetera, è quella di una rete di scuole che si impegnano anche loro a essere ambiente nella complessità mediale salute, quindi lavorano sul piano educativo che è quello della scuola, insegnando, lavorando in un certo modo. Questa giornata, di questo seminario nazionale WISP, la maggior parte, quasi penso l'80% delle presenze e delle relazioni sono state portate da donne. È un caso? Che significato ha questa presenza femminile? Oddio, mi verrebbe da dire che, poiché parliamo di un tema che coinvolge un impegno che dura nel tempo, probabilmente da parte delle donne c'è più un senso di prospettiva e di tenacia nel portare avanti le cose. C'entra la capacità di creare relazioni, di fare rete? Questo sicuramente. È una delle cose principali che noi abbiamo col nuovo piano, lo sviluppo di una rete che sostenga tutte le azioni, e quindi alleanze, e quindi mettersi in gioco ognuno con una partecipazione di qualcosa e di anche di qualcosa di personale da investire, quindi questo credo di sì. E parliamo della necessità di un cambio di prospettiva. Si è parlato per la strutturazione di questi piani di prevenzione regionali legati al piano nazionale. In che senso, in cosa deve cambiare? La mia impressione è che dobbiamo smetterla come sanità di pensare di avere noi in mano il pallino della situazione. Il cambio di prospettiva è proprio nel capire che dalla comunità, dalla società, noi dobbiamo imparare, dobbiamo metterci in una posizione di ascolto, dobbiamo lavorare insieme con altre componenti della società, e siamo pari e tutti abbiamo un contributo da portare. Una regione come il Lazio, che è una regione in piano di rientro, può anche, oltre a essere metodologicamente indicato, essere importante, perché le azioni, solo se sono intersettoriali, sono efficaci, si possono realizzare, ma in una regione come la nostra c'è
ci può fare anche gioco. Infatti non a caso noi abbiamo incontrato WISP un po' al di fuori dell'ambito sanitario. I piani di prevenzione regionali ovviamente seguono le indicazioni, le strategie dei piani di prevenzione nazionale. Come avviene sul territorio, diciamo, la strategia, come si traduce in azione, diciamo, e come l'interazione con le associazioni può aiutare nel raggiungimento degli obiettivi? Tra gli obiettivi principali del piano della prevenzione c'è quello del sostegno ai corretti stili di vita, e certamente l'attività fisica è uno degli stili di vita che vanno promossi. Ci sono una serie di azioni che in questi anni, a partire dai precedenti piani nazionali della prevenzione, piani regionali, è stata sviluppata. Con questo piano si intende dare un senso, diciamo, di sistema regionale. Quindi le attività svolte, diciamo, in collaborazione con portatori di interesse specifici, come risultano gli enti di promozione sportiva, che contemporaneamente sono anche enti di promozione sociale, è fondamentale. Nel nostro caso regionale ipotizziamo, diciamo, stiamo lavorando per degli accordi quadro regionali e poi con delle attuazioni attraverso coordinamenti locali nel territorio, perché è evidente che le azioni vanno poi sviluppate in territori anche piccoli sulla base di quelle che sono le esperienze, le conoscenze locali e i bisogni locali. Uno degli obiettivi sicuramente di questi piani di prevenzione regionale è quello della contrastare le diseguaglianze in salute. Possono favorire questi obiettivi i piani se strutturati, diciamo, in modo saggio? Sì, direi proprio di sì, è uno degli obiettivi fondamentali di questo nuovo piano della prevenzione, quello di lavorare anche sull'equità e del diminuire le diseguaglianze sia a livello geografico tra zone diverse di ogni regione e del paese complessivamente, e anche a livello di diverse fasce della popolazione. In realtà è proprio previsto che su alcuni programmi dei piani regionali si faccia un audit rispetto all'equità. Il Piemonte ha scelto questa strada, per cui in particolare sui programmi che riguardano gli stili di vita, che sono articolati per setting, quindi scuola, ambiente di lavoro, comunità e servizi sanitari, il nostro piano ha scelto di fare un audit specifico rispetto all'equità. Quindi ogni programma verrà monitorato sia rispetto al fatto che un'applicazione delle azioni possa generare nuove diseguaglianze, perché magari diretto in modo specifico o privilegiato ad alcune fasce di popolazione rispetto ad altre, sia che in effetti i piani possano davvero contrastare diseguaglianze. Ritiene appuntamenti come questi organizzati dalla WISP importanti per le ricadute poi sul vostro lavoro in regione? Sì, certo, noi pensiamo che siano veramente importanti incontri di dialogo, come dicevamo appunto stamattina, per costruire ponti, anche perché una delle parole chiave, dei punti cardine del piano nazionale della prevenzione, dei piani regionali di prevenzione, è l'intersettorialità, no? Quindi questo è veramente un momento in cui concretamente si mette in atto questa intersettorialità, quindi l'incontro fra settori diversi. A proposito di intersettorialità, si è parlato anche di coprogettazione, quindi come lo stile di vita e lo sport sociale può aiutare nella progettazione di questi piani di prevenzione? Sì, noi abbiamo avuto proprio un'ottima esperienza nella progettazione del piano della provinciale per noi della prevenzione con la WISP, a cui che figura come uno dei referenti di uno dei programmi del piano stesso, che è quello della promozione dell'attività fisica degli anziani, che quindi come referente per noi è proprio la WISP, che a sua volta ha la capacità di coinvolgere altri soggetti importanti, come da noi per esempio l'Università della Terza Età, circoli anziani, comuni, e quindi garantire quello che la collega diceva, proprio l'intersettorialità dell'intervento. That's right. We gotta speak up our truth.
abbiamo attraversato tutti i territori, abbiamo toccato tutte le regioni e quindi abbiamo portato a casa anche noi il nostro bagaglio, il nostro monitoraggio del bisogno, come l'abbiamo definito. Un monitoraggio del bisogno che guarda, a proposito di salute e sani stili di vita, guarda allo stato di salute della UISP, cercando di capire, rispetto a quanto sta accadendo nel paese, ma non solo nel paese, nel rapporto anche con l'Europa e nelle relazioni internazionali, come ancora una volta la UISP, dopo i suoi 67 anni di storia, può contribuire ad essere uno dei soggetti della promozione sociale, quindi non soltanto della promozione sportiva, ma soprattutto della promozione sociale, capace di migliorare la qualità della vita delle comunità, la qualità della vita delle persone. E il terreno dei diritti, e il terreno dello sport e cittadinanza, che anche di questo si parla, e cominciamo a declinarlo in un manifesto con qualche punto per poterlo lanciare e dire che la UISP si candida ancora, come dire, andare oltre a quello che è il terreno, diciamo, inclusivo per tutti dello sport, ma ad essere un soggetto fino in fondo, attore sociale, protagonista con responsabilità sociale delle politiche pubbliche per il raggiungimento appunto del benessere di comunità.